Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Signor Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare di calciomercato della Roma e a commentare un acquisto della Roma a centrocampo. Ovviamente quello di Gennaro Nigro, centrocampista ex Players Development Academy e che ovviamente si aggregherà alla squadra allenata da De Rossi in primavera. La Roma doveva allestire comunque una squadra primavera competitiva, visto che da quest'anno ci saranno le seconde squadre e che quindi andranno a giocare in Lega Pro. E sarà importante anche provare a salire in Serie B. È vero che rovineresti un po' il campionato di Lega Pro, però comunque è anche importante per la Roma avere una vetrina e maggiore, anche perché sia Pellegrini che Antonucci, che sono stati i due uomini chiave di questa primavera, verranno con ogni probabilità aggregati alla prima squadra oppure prestati. Quindi servivano dei rinforzi. È abile con entrambi i piedi questo calciatore ed è anche ha anche un buonissimo tiro da fuori. Ovviamente non lo conoscevo come ho già detto, ma mi sono un po' informato per sapere queste cose. È molto buono da quello che so, è nato il 1º gennaio del 2000 e quindi comunque è ancora molto giovane e può maturare. Secondo me è un indizio per farlo salire tra qualche anno in prima squadra se si dovesse confermare un buon giocatore. La Roma proprio per questo punta a salire in Serie B, perché è come prestare i calciatori a squadre di Serie B che però giocano sicuro, perché alla fine giocano gli 11 titolari e già respirano l'ambiente romano, e questa è una cosa fondamentale. Invece se lo presti in Lega Pro è poca cosa, ragazzi, è veramente poca cosa prestarlo in Lega Pro, in Serie C, perché ci sono squadre proprio non all'altezza della situazione. In Serie B invece è tutta un'altra cosa, quindi io spero che diciamo, possiamo, che potremmo salire appunto nella seconda divisione italiana. Sarei veramente contento qualora la Roma Primavera dovesse salire in Serie B, perché sarebbe appunto una vetrina importante. Metteresti molti giocatori, diciamo, su una vetrina importante come quella della Serie B, in cui i maggiori top club prestano giocatori ma magari poi non giocano. Invece la Roma avrebbe la garanzia di farli giocare per di più e, come ho già detto, respirano tutti, diciamo, l'odore dell'ambiente romano, per usare una metafora. Io veramente sono contento di questo acquisto. Le cifre non sono ancora state rese note e molto probabilmente quando vedete questo video ancora non saranno state rese note. Potrebbe venire a parametro zero, potrebbe venire per 18 milioni, potrebbe venire per 43 milioni, ma non si sa ancora nulla. Ovviamente sto scherzando le ultime due cifre, però non si sa le scadenze del contratto, non ci sono assolutamente informazioni su questo giocatore. L'unica cosa che ho potuto vedere è che abbia di testa in qualche appunto video, anche se io non mi baso mai sui video, ma ero obbligato per sapere qualcosa di questo giocatore per fare il video, e anche un ottimo tiro da fuori, una botta da fuori. È molto giovane, il passaporto italiano, e questo ci permetterà di poter tesserare altri giocatori extracomunitari, ed è fondamentale questa cosa, ragazzi, perché per chi non lo sapesse, ogni squadra può tesserare al massimo due extracomunitari ogni finestra di mercato, ed è questo il fatto che ha impedito l'anno scorso alla Juventus di prendere Danilo sulla fascia destra, perché avevano già tesserato Betancourt e avevano preso Douglas Costa, e quindi avevano già finito gli slot. È la stessa cosa, diciamo, che la Lazio ha fatto con Casares, visto che anche lui era extracomunitario. L'hanno, diciamo, parcheggiato al Verona senza prenderlo, e poi il Verona gli ha fatto un prezzo di favore e gliel'ha dato se era però sano e appunto fisicamente. Quindi diciamo che è uno stratagemma questo del doppio passaporto per far venire giocatori extracomunitari, ma che si diciamo, traversano da comunitari e appunto in Italia. Noi così abbiamo ancora tutti gli slot, se non vado errato, perché non dovremmo aver comprato nessun giocatore extracomunitario. Non penso, perché Kolic è comunitario, Marcano è comunitario, Kluivert è comunitario, Cristante è comunitario, Santone e Zaniolo sono comunitari, Biandà è comunitario, Mirante è comunitario e Fuzzano, Fuzzano abbiamo questi ragazzi, quindi ci resta solamente uno slot libero. Speriamo di investirlo bene, possiamo prendere al massimo un brasiliano, uno statunitense. Ovviamente, certo, chi non ha doppio passaporto, uno statunitense, un canadese, un messicano, un uruguaiano, un venezuelano, un costaricano, un cinese, un giapponese, ragazzi, possiamo prendere tutti, però solamente una volta. Quindi giostiamocela bene, questa è importante. Io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e iscrivervi al canale. Ciao a tutti!